Voglio raccontarvi delle bellezze della mia regione. Voglio farlo usando le toccanti parole dello scrittore Leonida Repaci. Voglio farlo poi col taglio insolito del turismo sportivo, per farvi restare davvero senza fiato. Quando fu il giorno della Calabria, Dio si trovò in pugno 15.000 km quadrati di argilla verde con riflessi viola. Repaci fa immergere da subito il lettore nella bellezza rara di questa regione, più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. All'elenco sterminato dei doni che il creatore regalò alla Calabria, segue quello dei mali, assegnatile dal diavolo durante un breve sonno divino, calamità, necessità e bisogni che Dio non poté eliminare al suo risveglio, ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l'ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudore. Ecco tutto. La Calabria è in genere nota più per le sue miserie umane ed economiche che per le sue meraviglie e le sue ricchezze, quasi ad indicare come sia difficile poter rendere felice chi la abita e chi la visita. Ma davvero non è per niente difficile parlarvi dei paradisi donati alla Calabria, anzi, forse una difficoltà c'è, quella di scegliere quali descrivervi tra i tantissimi. Prova a dire qualcosa sulla montagna e sul mare. Montagna in Calabria significa tre parchi nazionali: Aspromonte, Sila e Pollino. Quest'ultimo è il meno noto, ma offre incredibili opportunità per visitarlo. Ad esempio il canyoning tra le gole del Raganello. Un'esperienza spettacolare attraverso gole rocciose a strapiombo alte fino a 300-400 metri. Oppure l'arrampicata estivo-invernale sul Serra Dolce Dorme, la vetta più alta dell'intero Appennino meridionale che domina la grande piana dei Sibari. Il pino loricato, simbolo del Parco del Pollino, è un unicum botanico. Cresce solo qui. Vi invito poi a fare rafting sul fiume Lao, uno tra i più affascinanti corsi d'acqua d'Europa, le cui gole formano spettacolari canyon. Oppure si può scegliere di volare in parapendio su Praia Mare, planando sul fantastico scenario dell'isola di Dino. Mare in Calabria per me significa principalmente kayak. Prova a rendere meglio l'idea. La Costa degli Dei ha come simbolo il promontorio di Capo Vaticano, dal granito ben precedente alle Alpi. Tra scogliere, baie ed insenature, il mare limpido ci accompagna fino a Tropea, perla del Tirreno. Dalle spiagge bianche di Parghelia si arriva alla baia di Zambrone e alle scogliere di Briatico, dalla cui punta si gode l'intero golfo di Sant'Eufemia. Superata Bivona e il porto di Vibo Valentia, si giunge a Pizzo, dove la sosta è obbligata, per gustare un tartufo gelato. L'isola di Dino si colloca perfettamente nel pittoresco quadro del Golfo di Policastro. Lungo il suo perimetro non si trovano spiagge, ma bellissime grotte, come la Grotta del Leone e la Grotta Azzurra. Esplorarle in kayak è un'esperienza mistica, che prelude all'arrivo ai piani alti del paradiso. L'Arco Magno di San Nicola Arcella, a poche pagaiate dall'isola di Dino, è secondo me il superattico di questo paradiso sotto casa. La sua bellezza selvaggia regala una profonda sensazione di meraviglia e riconoscenza. Credo che Repaci amasse la sua Calabria quanto la amo io, ma io non so scrivere testi poetici. Spero però di avervi trasmesso parte di quel senso di intimità, di libertà e di orgoglio che mi pervade quando ne parlo.